Visto il risultato giusto? Sì, un risultato assolutamente direi giusto, perché comunque il primo tempo l'abbiamo fatto benissimo noi, abbiamo giocato, abbiamo creato, abbiamo preso una traversa, abbiamo fatto una grossa partita sotto l'aspetto della personalità, del gioco, quello che volevo io, l'impatto alla gara perfetto. Chiaramente al secondo tempo avevo 4-5 giocatori che erano alla sesta partita che facevamo ed erano stremati e quindi abbiamo sofferto un pochettino, anche perché comunque Latina è riuscita a venire fuori, però credo che tutto sommato il pareggio sia giusto e che abbiamo fatto un tempo per uno. Dai. Un'idea sull'avversario? No, una buona squadra, ma io lo sapevo già, una buona squadra, un ottimo allenatore che mette bene in campo la squadra, che gioca a calcio. Ottimi giocatori, quindi per noi veramente questo punto vale doppio, perché abbiamo incontrato ancora una volta una squadra molto valida e che farà un buon campionato. Mister, in ultimo ci dice cosa vuol dire prendere una squadra non a campionato in corso, a preparazione in corso? Posso dire solo che non è facile per niente, perché poi arrivi, devi cambiare concetti, devi cambiare mentalità, il fatto comunque che c'era anche il mercato aperto, gente che è andata via, gente che è arrivata, 10 giocatori che sono arrivati. E quindi all'inizio non è stato facile, però sono riuscito a creare subito un gruppo valido di uomini prima e poi di calciatori che mi hanno seguito dall'inizio, stanno continuando a farlo e sono felicissimo, sono molto felice, ma per loro, perché veramente da quando sono arrivato si sono messi a disposizione completamente e continuano a farlo, e questa è la strada giusta per migliorarci e per fare un campionato che meritiamo, insomma. La ringrazio. Grazie a voi. Grazie.